Benvenuti a tutti su Joe Build, siamo pronti per questa live. Spero ragazzi che vada tutto bene, perché qua siamo in fase di temporale dove è saltato il mondo, è saltato WhatsApp, è saltato Instagram, è saltato tutto, e quindi è saltata anche la connessione. Però io ho detto la live ce l'ho alle 21, la devo fare per forza, ci voglio provare. Quindi spero vada tutto bene, ci proviamo, male che vada. Se dovesse andare male e vedete che sparisco all'improvviso, ragazzi, la rimandiamo a domani, ma credo che dovrebbe andare tutto bene. Allora, partiamo con questa schermata, è quella che abbiamo lasciato nell'ultimo video live di questa specie di tutorial e così oggi parliamo di armamenti di stazione. Tra poco cancelleremo quello che abbiamo fatto nell'altro video. Chi non ha visto il video precedente inerente a questa lezione di AeriRail può semplicemente andare a vederlo, lo trovate nella playlist delle live di, appunto, di video lezioni dedicate ad AeriRail. Ma prima di cominciare, ragazzi, voglio salutare qualcuno, perché vedo che ci siete siete in 18 in questo momento, quindi tanti secondo me, e saluto Alessandro Fucili, saluto Lorenzo's Ray Channel, Luisa Fuochi, E464 Vivalto, Massimo Boccali, ciao Pino, pronto per la lezione, ok, Orlando Carelli e Fabio Orlandi. Ok ragazzi, lezione tra virgolette, perché io non voglio passare per il professore di turno, perché ragazzi, io lo ricordo a tutti, intanto aspettate che devo disattivare la luminosità, ok. Lo ricordo a tutti che questo è un canale di intrattenimento legato al mondo del modellismo, delle costruzioni in generale, e non mi va di passare per professore o maestro, perché ho visto che tanti mi scrivono così, ma io mi diverto semplicemente a giocare e farvi vedere quello che faccio. Quindi non sono un professore, un tecnico, capito? Sì, sono stato per anni negoziante del settore, quindi conosco ovviamente qualcosina, ma non vorrei che mi prendiate così, cioè prendetemi come divertimento, ok raga? Allora, Marco Davide Angeleri, ciao ragazzi, Fabio Orlandi, prendo appunti, Gianni Sarti, buonasera. Allora ragazzi, qualcuno mi ha chiesto di fare dei video dove devo parlare più piano, forse proprio Fabio Orlandi, boh, non so, non lo so. Comunque, io vi ricordo che c'è un tastino sotto i video, una rotellina, che se andate su impostazioni potete abbassare o alzare la velocità del video, quindi andare più veloce o più lentamente, ok? Già siamo in pochi, è normalissimo in questo canale, questo è un canale particolare, li guardano con calma i video, non è il gaming che c'è il mondo che ci segue. Va bene ragazzi, io direi di partire, basta chiacchiere. Allora, l'altra volta abbiamo parlato appunto di varie cose, di impostazioni, oggi volevo parlarvi di alcune cose e siccome saranno più lezioni su questo settore, man mano che noi andiamo avanti vedete quello che faccio, quindi capirete da soli tutti quelli che sono i parametri che possiamo utilizzare per utilizzare e per sfruttare al meglio gli strumenti che ci offre AeriRail, ok ragazzi? Quindi non è che vi faccio un video classico di quelli da professore dove vi annoiate e che vi faccio vedere la libreria, come inserire, lo notate da soli perché è molto molto veramente semplice. Allora raga, la cosa che volevo fare oggi era simularvi un armamento di stazione. Perché faccio questa cosa? Perché secondo il mio punto di vista, in un plastico l'armamento di stazione è la base, è il cuore principale, anche di un piccolo plastico di partenza, magari con pochi binari, è comunque importante conoscere quella che è la struttura di partenza di una stazione, ok? Ora non parliamo di stazione di testa, ma parliamo di stazione passante, ok? Perché viene molto più semplice. Le stazioni di testa, sapete benissimo che nel mondo delle ferrovie in miniatura, specialmente nell'H0, è poco utilizzata, proprio perché una stazione di testa richiederebbe 9-10 metri di spazio solo per avere un ingresso, e quindi capite benissimo che non tutti potrebbero permetterselo di farlo. Ho in mente una follia nel futuro di fare una stazione di testa in real life con l'H0, ma di questo ne parleremo in un video, vi spiegherò alcune idee che ho in mente. In questo caso voglio sfruttare appunto delle strutture di armamento track Pico. Io uso Pico perché mi trovo bene come geometria, molto semplificata. Poi ovviamente voi, come vi ho fatto vedere nelle live passate, se non l'avete vista andate a guardare, nella libreria dei binari trovate in H0 tutte le marche esistenti del mercato, quindi Pico, Marklin, Flashman, Rocco, Tillig, via discorrendo, quindi senza alcun problema. Allora, ogni tanto leggo i commenti, così. Stefano Paravicini, ciao Pino, grazie, mi hai dato l'idea del plastico ferroviario H0 e sono riuscito a completare la scala, ora viene il bello, grazie per i tuoi consigli. Grazie a te, figurati, grazie per seguirmi. Fabio71, ciao Pino, ciao Fabio, grande Fabio da Viareggio, beata te che stai a Viareggio, qua nella nostra zona sta diluviando. Allora raga, partiamo, vediamo un po' come fare questa cosa. Io sto usando, appunto dicevo, materiale Pico perché vi semplifico la vita per le geometrie. Sapete, Pico è quella che offre le geometrie più semplici in assoluto nel mondo del modellismo ferroviario.
Se poi dopo vogliamo complicarci la vita, quando diventerete, passerete da principianti a medio e poi diventerete professionisti, cominceremo più avanti col tempo a parlare anche di cose un po' più professionali, magari utilizzando materiale T-Lig o materiale magari un po' più complesso. Ma di questo ne parleremo in un altro video. Ora, a proposito, prima di cominciare di fare mettere giù la posa dei binari, volevo ricordarvi che c'è il crowdfunding in corso per lo Star 7 della Scala N. Stanno già arrivando un sacco di donazioni, io vi ringrazio di cuore, continuate a farlo perché con questo ovviamente diciamo movimentiamo di più questo canale. Vi ricordo che in questo canale sto facendo un sacco di sacrifici proprio perché ho voluto rimetterlo in piedi e sto cercando di pubblicare più video possibili, quindi come state notando sto pubblicando più video, anche se e questo è un canale di modellismo ferroviario, ma è uno dei più belli, nello stesso tempo è il più odiato che c'è in Italia, proprio perché probabilmente sono sulle palle a tanta gente, proprio per il fatto che io riesco a fare cose che gli altri non riescono a fare. Anche il fatto appunto di aver fatto i crowdfunding e averli azzeccati tutti, a qualcuno ha dato fastidio, ma chi se ne frega, io sono felice invece di quelli che mi seguono e credono in me e che hanno continuato a farlo e stanno continuando a farlo. Quindi divertiamoci, godiamoci questi momenti ragazzi, perché ho in mente di portarvi un sacco di belle cose. Sto investendo anche dal punto di vista dell'audio e del video e delle luci, quindi sto organizzando al meglio il posto dove facciamo i video per darvi delle, diciamo, visuali ancora più fighe nei prossimi video. Quindi gli americani verranno qua in ginocchio a dire sei un grande Joe e li batteremo, saremo i migliori. Questo sempre grazie anche a voi, perché tutto questo accade proprio per il fatto che voi mi state seguendo, se non mi seguite non riesco a farlo. Ok, ciao Antonio Di Bello, benvenuto Sergio Marrocco, molti nemici, molto onore, grande. Ok raga, partiamo, ora basta cazzate, andiamo avanti. Ora è arrivato il momento di farvi vedere due cose. Sto prendendo spunto da un track di base della Pico. Perché voglio farvi vedere questa cosa? Perché è un classico armamento semplificato, ma cosa dobbiamo capire? Innanzitutto, tanti non lo sanno, magari i ragazzini che si sono avvicinati da poco al mondo del modellismo ferroviario, sapete benissimo che appunto modellismo, la parola modellismo è ciò che noi riportiamo dalla realtà alla scala. Quindi in questo caso noi stiamo lavorando in scala 1.87, quindi H0 e non HO, ma H0, che rappresenta appunto la riduzione scala del modello da 1 a 87, quindi 87 volte ridotto. In questo caso che cosa succede? Che noi dobbiamo rispettare sì la scala, ma dobbiamo cercare anche ragazzi di rispettare quello che è la realtà, cioè ciò che accade in realtà nelle ferrovie, ok? Quindi in questo caso parliamo di armamento di stazione, ma parliamo anche di manovre e di direzione di marcia. In questo caso, per esempio, per quanto riguarda l'Europa, gran parte dell'Europa e soprattutto l'Italia, dobbiamo tenere in considerazione quello che è la direzione di marcia. Quindi chi non lo sa, so che tutti lo sanno, quelli che sono gli amatori, ma chi magari sta cominciando a entrare in questo mondo, perché un giorno vi dico questa cosa, no? Un giorno ero con mio suocero alla stazione e lui diceva, devo andare, adesso eravamo, non mi ricordo in quale stazione, però eravamo in una stazione di provincia, e lui dice, no, io ho preso il treno per andare a Milano. Allora io gli ho detto, ok, guarda che il treno arriva da là. Lui fa, ma no, che ne sai tu? Cioè, fidati che io so quello che ti dico. No, ma non è possibile perché io ho visto passare prima, guarda che c'è una direzione di marcia. E lui pensava che io lo prendessi in giro. Io ho detto, guarda che è così, anche nelle ferrovie c'è la direzione di marcia. Quindi la ferrovia italiana, per esempio, viaggia da destra verso sinistra. Quindi se voi siete in una stazione o comunque siete davanti a una ferrovia, quindi dove ci sono due binari, io parlo di una ferrovia ovviamente a doppia tratta, Ciccio Ingrassia, sto nome, raga, Ciccio Ingrassia mi porti indietro col tempo, che se fosse vivo veramente sarebbe l'anima di Ciccio Ingrassia. Comunque, se noi ci mettiamo davanti a una ferrovia a doppia tratta, quindi a binario doppio, consideriamo sempre che se noi siamo davanti al binario, ok, in questo caso adesso butto giù due binari per farvi capire, ok, cominciamo a riempire un po' lo schermo, altrimenti vedete sempre sullo schermo bianco. In questo caso ragazzi vedete due binari. Ora se io volessi rappresentare, vediamo un po' se ho la possibilità di aggiungere una freccia, c'è la freccia qui, boh, aggiungi testo, vediamo un po', freccia, non c'è la freccia qui, sì, ok, questa è la direzione di marcia nel nostro paese, ok, da questa parte. Quindi se io sono davanti a questi due binari, come li sto guardando, come li state guardando voi, vedete che il treno deve arrivare per forza da destra, quindi da qui, per andare verso sinistra. Quindi il treno si muoverà in questa direzione
e dall'altra parte la sinistra verso destra. Quindi è ovvio che se vi mettete dall'altra parte del marciapiede vedrete la cosa al contrario, girandovi di faccia. Se invece state sempre di schiena, vedrete il treno sempre arrivare, in questo caso da destra verso sinistra, ok? Boh, chiarita questa cosa. Ciao Fabio, alla prossima, non ti preoccupare. Ricordo che questa è una live, ma poi diventerà video, quindi lo potete vedere con calma e rimane inserito nel canale, quindi non scappa. Allora, detto questo, vi ricordo appunto il senso di marcia. Il senso di marcia è da sinistra, scusatemi, da destra verso sinistra, ok? Quindi la direzione in questo caso da destra verso sinistra. Quindi che cosa voglio farvi capire? Voglio farvi capire questo. Io ora volevo simulare, mettiamo un 300 di spazio, ok, andiamo a ridurre un pochino, facciamo finta che questo bianco che vedete è il nostro plastico. Ora io voglio simulare un armamento di stazione. Che cosa vuol dire? Vedo che c'è un bug, ok. Che cosa vuol dire? Vuol dire che io devo prepararmi a, per esempio in questo caso, mettiamoli sotto codice, 239 e il 231. Ora io sto lavorando con i codici tradizionali, ingrandisco un po' per farvi capire meglio, ok. Allora, comincio a preparare la struttura dei primi due binari, così capite man mano quello che sto combinando, in modo che non vi mando in tilt a voi e non vado in tilt nemmeno io. Allora, il VL, che sarebbe appunto lo scambio sinistro, esatto, lo mettiamo due volte e otteniamo questo, ok? Vedete, vi sto aiutando a capire come fare questa prima cosa. Ora prendiamo in considerazione la prima linea centrale, facciamo finta che stiamo facendo una stazione binario semplice con due binari, ok? Il DKV sarebbe lo scambio inglese doppio, cioè quello che voi nel mondo picco potete motorizzare addirittura con due motori, perché appunto è uno scambio doppio, ok? A differenza di questo, che è uno scambio uguale a questo, sempre 15 gradi, ma è uno scambio normale, non è doppio, cioè non ha motore, non necessita di motore perché appunto è tallonato, ok? Boh, togliamolo. Ora mettiamo questo scambio e già con questo otteniamo, ecco, la prima e la seconda linea, poi mettiamo il 231, ok, e poi andiamo avanti mettendoci, che ne so, mettiamo 2231, 1234. Vi sto cercando di farvi capire velocemente le cose come stanno, così capite da soli, raga, perché so che siete troppo svegli. Ok, in questo momento io cosa ho fatto? Ho creato, mi preparo tutto il resto così sono a posto e capite meglio le cose. Ok, il 203 e poi mettiamo ancora due di questi qui, ta ta ta. Sto preparando semplicemente, ragazzi, la prima linea della stazione, così capite quello che voglio fare per semplificarvi la vita, ok? Poi un altro 15, my gosh, 203, un altro 15 e un altro 15, lo mettiamo qui, ok? E poi altri 231, ce ne vogliono 2 e 4. Perfetto, ho completato la cosa. Arrivo, raga, arrivo, non mi sto inventando niente, Mi sto semplificando la vita per farvi capire meglio quello che stiamo facendo. Ok, completato. Questa è una tratta preparata proprio per farvi capire. La vedete tutta nella schermata? Sì, ok. Allora, questa è una tratta classica di stazione, ok? Come potete vedere abbiamo due binari partendo da destra, andando verso sinistra, c'è cioè il binario basso, questo qui, e là, diciamo, il treno che praticamente arriva da destra andando verso sinistra, ok? Quindi, come potete vedere, il treno che sta arrivando da questa direzione ha la possibilità di andare dritto, trovando questo scambio tallonabile, ok? Nello stesso caso, il treno che arriva da sinistra verso destra, cioè da quest'altra parte, in questa direzione, ha la possibilità di andare dritto o di salire negli altri tronchi. Perché? Semplicemente perché questo treno che arriva da sinistra andando verso destra non ha lo scambio che va giù. Per quale motivo? Semplicemente non gli serve, perché un treno che da sinistra viene verso destra non ha necessità di andare contromano, ok? Questa è una delle cose che dovete pensare sempre quando state strutturando un plastico
e anche per semplificarvi la vita. Allora, attenzione, si può anche mettere lo scanner, non è che non si può mettere, però per semplificarvi la vita in caso di manovre di questo caso, qua stiamo facendo una sezione a quattro tronchi con otto binari terminali, per esempio, o con otto binari passanti, in questo caso noi dobbiamo creare la possibilità, dare la possibilità ai treni che viaggiano, che quelli che partono, che arrivano da destra verso sinistra, hanno la possibilità di entrare in tutti e quattro i loro binari tenendo la loro mano. Stessa cosa per i treni che arrivano da sinistra andando verso destra, devono avere la possibilità di viaggiare mantenendo la loro mano e di andare a fermarsi nel loro binario, che sia appunto quello non contromano. Quindi questo crea una regolarità di traffico e andiamo ad evitare anche problemi di incidenti, di frontali e soprattutto di occupazioni di binari inutili, ok? E inoltre andiamo a dare anche un realismo a quello che stiamo facendo, ok? E in più, a livello poi dopo, quando andremo in fase di costruzione del plastico, andiamo a semplificarci la vita per tanti motivi, ok? Quindi andiamo avanti, ragazzi. Cosa ho fatto? Quindi ora io ho creato questa prima tratta, che potrebbe rimanere così. Infatti, se noi togliessimo questo binario qui, per esempio, faccio un'ipotesi, disconnetto un attimo questo e gli mettiamo semplicemente uno scambio normalissimo, per farvi capire quello che sto dicendo, se noi mettessimo uno scambio normalissimo, cosa succede? Otterremmo una semplice stazione classica, vedete? Una classica stazione. Togliamo anche questo, gli mettiamo un dritto, disconnetto, poi detto disconnetto, e ottengo la classica stazione, ok? Questo lo state vedendo in modalità diciamo da sinistra verso destra e così via. Ovviamente per completare la stazione dovremmo fare la stessa cosa in speculare dall'altra parte, ok? Vabbè, io raga, io vi sto parlando, spero di parlare con termini semplici, perché io sono semplice e parlo sempre semplice, ma a volte magari non so se qualcuno mi comprende o forse vado troppo veloce, ma se qualcosa non vi quadra mi scrivete nei commenti e cerco di darvi una mano, ma credo di veramente di spiegarvelo semplice. Poi ovviamente tutto quello che vi sto facendo vedere qua sul software, che vi dà una mano a schematizzarvi i lavori e quindi non spendere inutilmente soldi a comprare binari che non vi servono, specialmente se non lavorate con i flessibili, poi dopo vi faccio comunque anche la parte, come sapete benissimo, sul pezzo, quindi sulla realtà, quindi andiamo sul plastico e vi faccio vedere quello che sto dicendo, perché tra poco parleremo di digitale, parleremo di scambi, parleremo di semafori, parleremo di entrate in stazione, precedenze, fermate, frenate e così via, sia in analogico che in digitale. Io però approfitto adesso per brindare con voi a questo piccolo sorsetto di vino che mi sono portato da tavola, perché io stavo mangiando poco fa, e un attimo di pausa, perché le parole vanno, ma devo un attimino integrare. Allora, buonasera alle Ferrovie di Napoli, Francesco, Alessandro Fucilli, ciao. Mark Vanni, grande Mark Vanni, sempre presente. Adolfo Bellabona, grande Adolfo, ti seguo Adolfo, io ti seguo. Ho visto i video che hai caricato sul tuo canale, non capisco perché hai disattivato i commenti. Era bello metterti dei commenti, perché hai fatto delle belle cose, delle belle riprese. Credo che hai fatto, sei tu che hai messo i video su Novegro. Ho saputo, ragazzi, che Novegro è stato non è stato proprio granché, ma ragazzi io lo sapevo già, perché semplicemente, ragazzi, dopo un periodo così rimettersi in pista non è facile, quindi comprendo la situazione. Allora andiamo avanti, torniamo sul pezzo, ragazzi. Ora torniamo al discorso, quindi togliamo sti cose inutili che non ci servono e rimettiamo come avevamo messo le cose, ok? Quindi qua abbiamo il nostro scambio e qua lo scambio doppio, scusate, lo scambio, sì, scambio inglese doppio, e andiamo avanti. Ora che cosa voglio fare io, ragazzi? Quello che stiamo vedendo, ricordo che è la parte, metà della parte della stazione, perché poi c'è l'altra metà uguale a questa, solo che è vista in maniera contraria a questa, perché questa è l'entrata o potrebbe essere l'uscita in base alla direzione di marcia, e dall'altra parte ci sarà appunto l'entrata o l'uscita in base alla direzione di marcia, ok? Allora adesso andiamo avanti. Il lavoro che dobbiamo fare è prepararci un secondo tronco con altri due binari e andiamo a mettere il VR, eccolo qua,
Dunque, stavamo facendo un lavoro qui, il VR ci serve proprio per... Io ce li ho segnati qui perché me lo sono preparato prima, sennò ci mettiamo 20 anni. Sentite il temporale, non so se lo sentite. E poi abbiamo ancora il DKV. Lo mettiamo qui. Ok. E poi ancora un altro VR. Qua tutti VR da questa parte perché appunto stiamo parlando di sinistra verso destra in questo caso. Ok, allora, qua come potete vedere, grazie all'ausilio, all'aggiunta del codice 55202, che sarebbe appunto questo, il 19, sarebbe questo qui, che appunto misura 11,9, ci permette di distanziare, proprio per i marciapiedi. Ok, ciao ragazzi. Va bene, adesso no, un attimo che se guardo la chat impazzisco e perdo il senso. Ok, stavo dicendo appunto, qua abbiamo aggiunto questi, grazie all'ausilio di questo binario, ci permette di distanziarci in maniera più grossa, confronto il classico 6,2, e andiamo a una misura un po' più grande che il 9,2. Abbiamo 3 cm in più di scartamento, in modo che ci permette di fare un marciapiede più grande e creare proprio il distacco tra una linea e l'altra, ok? Questo grazie a questo utilizzo. Ora, nella secondo tronco qui, dobbiamo andare avanti con il 231 per proseguire con la nostra stazione, ok? Qui abbiamo ancora il DKV, quello inglese, lo mettiamo qui, giusto per farvi capire. E poi abbiamo questo qui che è il 19, che ci permette di andare avanti, e il VR. Allora, il VR lo prendiamo da qua. E ok, ora ragioniamo a quello che stiamo facendo, andiamo avanti con questo. Ora noi abbiamo bisogno di mettere altri questi qua del 15 per portare avanti. Ovviamente ragazzi, io vi sto facendo vedere questo tecnicamente perché vi semplifico la vita se guardate quello che è lo schema commerciale. Ricordo che questi lavori li potete fare anche usando il flessibile, fate prima, ma molto prima, a parte il risparmio. Ok, portiamoci avanti con altri 231. Ok, anche di qui, anche di qua, e poi gli mettiamo, allora vediamo un po', mi sa che ho saltato qualcosa, la miseria, ragazzi avete sentito il tuono? Bello pesante, Allora ragazzi, stavo dicendo, qua abbiamo la necessità di mettere dopo questo qui, abbiamo questo che doveva combaciare con questo, ma non lo è, però vabbè, lasciamo perdere, ma la cosa non cambia. Il 201 e il 201 gli mettiamo altri 201 e abbiamo completato questa zona, tac tac e tac e tac. Okay. Come potete vedere abbiamo portato a due tronchi 4 binari, ok? Questo ovviamente, adesso facendo una veloce... No, non è un gioco. Ah no, stai parlando con Simon 464. Beh, adesso stavo giocando a Train Simulator che sta parlando di freccia bianca Messina centrale fatta da me. Ah, ok. Che botta, ragazzi. È andata bene che non è saltata tutto, che non è saltato tutto. Sto vivendo su un filo di rasoio in questo momento, perché potrebbe saltare tutto da un momento all'altro. Comunque, vabbè, detto questo... Andiamo avanti velocemente perché volevo concludere questa cosa per farvi capire che ho creato appunto un altro tronco. Ora, come vedete, se noi ragioniamo col senso di marcia, il treno che arriva da sinistra ovviamente qual è? Può essere questo binario che sto evidenziando adesso, che arriva appunto da destra andando verso sinistra, ma può essere anche questo, ok? Non di certo questo qua. Perché appunto questo è il binario che arriva da sinistra verso destra, saremo contromano. Quindi vedete che quello che comunque arriva da destra verso sinistra ha la possibilità, utilizzando lo scambio inglese, di scendere, ok? Mantenendo la sua, direzione di marcia, mantenendo la sua mano, ok? Quindi in questo caso, grazie all'utilizzo degli scambi inglesi, lui quando arriva qui scende, quando arriva qui scende ancora e mantiene il primo binario, quindi da terzo binario diventa primo, mantiene appunto il binario dispari. Quelli che arrivano da destra per andare verso sinistra sono tutti binari dispari, ok? Quelli che arrivano da sinistra per andare verso destra sono tutti binari pari, quindi questo in questo caso è il binario 1 e questo è il binario 2,
3 e 4. Quindi il 4 che vedete qua, ovviamente andando dalla direzione di sinistra dal suo arrivo, diventa da 2 diventa 4, quindi salta 1. Ok, grazie al fatto che da qua può entrare con lo scambio ed entrare con un altro scambio nel suo sistema di marcia, ok, mantenendo la sua direzione giusta. Ok raga, ci siamo, no? Ok, ora aggiungiamo un altro 19 qui che ci serve per allargarci e un altro DKV. Ok, cerchiamo di fare un altro pezzo e il VR. Volevo giusto concluderlo questo qui per farvi capire quello che sto dicendo. Il DKV, e qua facciamo la stessa copia e incolla di quello sotto, che non possiamo sbagliare. Altri 201, li rimettiamo qua sotto. Ok, non so se lo state vedendo ragazzi, e anche qui, oh, anche qui 201 e il 201. Ok, anche qui ragazzi, come potete vedere, abbiamo fatto la stessa cosa di quello che abbiamo fatto nel binario 3 e 4. Abbiamo creato il binario 5 e 6, sempre dispari pari, dispari pari. Ok, l'immagine è peggiorata. Dai, cerco di concludere ragazzi, vado veloce perché qua vedo che il temporale, lo sento dal rumore, sta aumentando. Tra poco mi sa che devo prendere il canotto lì, come si chiama, il gommone, e scendere a fare salvataggi. Molto pericolosa la situazione. Poi dalla mia parte qua non si scherza, eh. Allora, concludiamo col 219, scusate, 500 e 202. E ci siamo con 2R9, uno glielo mettiamo qui, ok, e poi abbiamo da mettere quest'altro che è il 15 più il 2R39, allora 2R39 che sarebbe questo qui e l'R9. Ok raga, qui ovviamente mettete i binari che volete e andate avanti e così via. Ok, allora qua ovviamente, come potete vedere, diventa la parte terminale, diciamo, di questa apertura, ok, e va a chiudersi andando in speculare dall'altra parte. In questo caso i treni provenienti da sinistra verso destra, quindi il binario 2 può fare il binario 4, il 6 e l'8, mentre i treni provenienti da destra verso sinistra possono fare il binario 1 3 5 7. Però tutti hanno la possibilità, dal 7 arrivare al 3, possono scendere e trovare la loro strada per andare a mantenere sempre la loro direzione di marcia. Questo è una cosa che dovete prendere nota, lo vediamo in 3D. Una cosa che dovete prendere nota perché è fondamentale per la creazione di una stazione. Quello che sto facendo io qua, ragazzi, potete divertirvi come esercizio, poi ci vediamo alla prossima. Potete divertirvi come esercizio a renderlo speculare, cioè creare la stessa cosa che ho creato qui, però dall'altra parte, quindi considerandolo al contrario. Cosa vuol dire considerandolo al contrario? Che i binari che ho usato saranno gli stessi, fatta eccezione per gli scambi. Lo scambio, anziché usare questo qui che è il VL, quindi questo qua che ho usato, dov'è il VL? Anziché usare questo, dall'altra parte userete il VR, che è esattamente l'opposto, al contrario. Quindi andrete a fare una strutturazione di scambi in scalare a scendere. Ovviamente qua vi create, magari con dei binari flessibili, la vostra zona di stazione. Ve ne mettete un po', ok, per farvi capire quello che sto dicendo, e andate avanti e vi divertite così, per poi andarlo a chiudere dall'altra parte. A questo punto vi viene appunto fuori questo dosso in apertura a 8 binari, ok? Quindi questo era quello che volevo farvi vedere in questo video per quanto riguarda gli armamenti di stazione base, ok? Le stazioni possono essere, io concludo, avevo in mente di farvi vedere altra roba, ma ho una grandissima paura del temporale che ci fa saltare tutto e finisce male la live, invece preferisco chiuderla così. Volevo farvi vedere la stessa tipologia di stazione, di struttura, però fatta con le curve, quindi pensata in curva, perché ci sono anche le stazioni in curva, le rimesse in curva, quindi considerate anche questo particolare. Quindi magari ve lo faccio vedere la prossima volta, vi faccio magari più live, magari una settimana cercherò di fare, facendovi magari più lezioni
per non riempirvi magari ore e ore di live e non farvi capire niente. Oggi abbiamo visto come può essere un armamento fatto con i binari Pico. Questa ovviamente è una struttura pensata con diciamo gli schemi della Pico, molto di base, ma voi potete anche divertirvi a modificare tutto quello che volete, lo sapete benissimo, ok? Cosa veloce da farvi vedere di particolare era quella che nella prossima magari vi faccio vedere come si possono creare i livelli, nel senso di altezze, okay? Quindi creare diciamo gallerie, ponti e salite, magari parleremo anche di elicoidali, eccetera eccetera, sempre utilizzando armamento Pico, quindi magari lo facciamo nel prossimo video, dai raga, va bene? Boh, io per adesso mi fermo qui per sicurezza, raga, perché avrei voluto continuare un'altra mezz'ora, ma so che ho paura che mi succede, che mi salta il modem come è successo prima, perché prima è saltato 3 volte e quindi evito. Raga, grazie, vi saluto ragazzi, Mark Vanni, ciao ragazzi, Matteo Boccardi, benissimo, pensavo di essere l'unico della zona ad essere appassionato. La discesa smistamento treni merci, Ciccio Ingrassia, sì, può essere anche una discesa smistamento treni merci. Grazie, fino alla prossima, Gianni Nicolini, Mattia Boccardo, ma mia non finisce qui. Boh, ragazzi, leggo male. Non so, forse è il temporale che mi fa scrivere buggato. Ci vediamo al prossimo video, raga. Ci vediamo ma in questi giorni vi faccio uscire altri 2-3 video. Preparatevi perché ho in mente un sacco di roba bella. E niente. Ciao a tutti, raga, alla prossima. Ciao!